perché lui lavora da morire. Allora, tu vai da questa parte e tu da quest'altra. Davanti. Ma che ragione c'era di fare tutto questo casino per la fine? Oh, fate presto, però, che non siamo al mercato dello sale. And I want you to take this piece. Ciao, ragazzi. A pelo, marona, a pelo. E che te pare che sotto non te ne do? Te. Ma che me la lei? Oh, ma che può? Come... Guarda chi si vede. Va, va, va te, ne va. Aiuto! Ma lascialo! Aiuto! Raito, fermati. Sei arrivato. Riconosce qualcuno? Via, risposte a fretta. D'accordo? Va bene. C'è. Non c'è proprio. Lo so. L'onorevole Bom con me. Quel commissario ce l'aveva con te, è vero? Eh? Lo sa, non è così che si diventa qualcuno nella vita, in un altro. Ricordati una cosa, ci sono due categorie di uomini. I vermi, che sono solo scissare, leccare i piedi, che devono obbedire perché sono senza cervello e senza volontà. E poi ci sono i doni di Dio, quelli superiori, quelli che comandano, i veri uomini, che hanno potere, forza, tutto. E se non vogliamo essere schiavi o vermi, noi dobbiamo farci valere a tutti i costi. Grazie, grazie. Non lo fare. Saluta ai porci e prosperità ai maiali. E raccontaci che facevi. L'hai sodomizzata o no? Che cosa? Sodomizzata. Volevo sapere se avevi voltato pagina. Quello che deve fare, fallo subito. Lo capiste? Ma io niente a fare, te giuro, Rosario. Pietro, Pietro. Prima che canta Uraddo, tu mi rinnegherai tre volte. Non vi capisco, ma che mi volete dire? Che questa sarà la mia ultima cena. Ma perché? Perché uno di voi mi cederà, ne sono sicuro. Lo sento. Ti giuro, Rosa, non ti traderò mai. Io neppure, Rosario, te giuro. Levati, ma... Egli prese il salame, utacchiò, lo diede ai suoi amici e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il salame dell'ultima rapina ai supermercati. Rosa. Che cosa vuoi? Ti voglio parlare. Picciate col premore. Ti volevo solo dire che non sono assolutamente quello che tutti voi pensate. Ma ti voglio confessare qual è la mia debolezza. È una femmina. La femmina è detta creatura debole. Ma un suo pelo tira più di una coppia d'elefanti. Lo sapevi, eh? Ora lo sai. Ma sta attento, perché ad Adamo ci fece perdere il paradiso terrestre e l'allontanò pure da Dio. La femmina all'uomo che ama lo vorrebbe incatenare. Ma il tempo delle catene è passato da un pezzo. Me ne vai. T'ho preparato il latte coi biscotti. Ti posso domandare una cortesia? Parla. Questo pomeriggio ci puoi passare da casa dell'onorevole per ringraziarlo? Mi stai rompendo la testa, questo onorevole. Io sogno comunista, perciò non mi interessa, detto. Va bene, basta, non me lo dire più. Ciao, Vatin, ciao. Grazie. Senta, senta, scusi. Buongiorno. Sono il figlio di Giovanna. Mi dice per favore dove è lo studio dell'onorevole? Secondo piano, prima porta a destra. Si accomodi. Grazie. Hai capito? Pure l'ascensore. Picchiate gioia. Scusami, da un passaggio. Lei chi è? Sono il figlio di Giovanna, la cameriera. Ah, sì, prego. Io sono il figlio dell'onorevole. Prego. Buongiorno, onorevole. Che mi devi dire? Veramente ero venuto per manifestarle tutta la mia gratitudine. Va bene, l'hai detto, te ne puoi andare. Ah, giovanotto. Sì. Alla prossima rapina. Non mi scassavo cazzo a me, eh? Va, vattene, va. Chiudi la porta. Rossa, ci hai parlato. Ce l'hai detto, grazie. A chi? A quel sacco di merda? Ma vaffanculo pure tu! Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e maltrattate i giovani. Demolirò le case d'inverno, andranno in rovina le case d'avorio e scompariranno i grandi palazzi. Rosario! Così dice il Signore, siano pure potenti e forti, siano pure numerosi. Ricordatelo, onorevole dei miei stivali! Stare qua! Dove si va? A ritirare un Rolex. Senti! Ma che sono? Sono! 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 Sono!
scattano tutti! Scattano! Sono Rosario. Ciao Rosario, entra. Ti vuoi accomodare? No, andiamo via subito. Tu hai sempre da fare, forse ti sono antipatico. Ma che dici? Rosario, ma un momento non ti puoi fermare. Un'altra volta magari. Quando è che ci vediamo? Mi metterò d'accordo con tuo fratello, così vedremo di passare una serata insieme, eh? Guarda che ci tengo, sai, io sto sempre in casa e allora... E va bene, sì, sto tranquillo. Quella merda di Salvatore ha cambiato casa con sua sorella e un piccinetto. E ho saputo che è venuto ad abitare proprio da queste parti. Devi scoprire esattamente dove sta e poi me lo fai sapere. Bisogna dargli una lezione per come merita. Quel porco continua a vivere alle spalle di sua sorella facendoci fare quella vita. Un po' qua e un po' là. Va bene, voglio proporre una cosa interessante. Di che si tratta? Della fabbrica dove mio padre fa i magazzinieri. Va bene, ti voglio credere. Ma di questo dobbiamo parlare con calma, niente minchiate. Trovare un lavoro onesto. Se vuoi, potrei occuparmene io. Ma stai scherzando? Io la vita me la voglio godere. E poi, un lavoro da lei non l'accetterei nemmeno se dovessi morire di fame. Dov'eri ieri sera fra le 5 e le 6? Non ci rispondo. Se prima lei non mi chiama signor Zaid. Due persone sono state uccise. Una di loro era della tua cricca. E con questo. Perciò, uno dei rapinatori è ammazzato. Era amico mio. E sono stato io? Ma se come dice lei, è vero che faceva parte della mia banda. Come puoi incolpare me, eh? Io che c'entro? E poi... Egregio signor commissario, con questa sola, diciamo prova, verrebbe coperto di ridicolo. Lei lo sa come diciamo noi qua? Lo sa come diciamo noi qua? Che si può passare a merda nella faccia? Rosso bastardo, te lo insegno io l'educazione. Porti via, ne ho piene le tasche di questa...